Allora, possiamo riprendere il capitolo di ieri, come vi avevo preannunciato, saltiamo una parte di slide, lo vediamo in un ordine diverso, in modo da portarci avanti sull'argomento che sarà oggetto del prossimo laboratorio, che si terrà già in gennaio, anzi rientriamo subito caldi con il laboratorio, e mettiamo in pratica o vediamo una possibile realizzazione pratica di un sistema di misura che possa essere usato al servizio dei sistemi informativi per il management. Quindi vedremo due o tre framework, di cui questo dei KPI è un pochino più approfondito, che ci permettano di definire, lo dice il nome, degli indicatori di processo, quindi degli indicatori numerici che permettano di valutare il processo, che ci permettano di valutare il processo sfruttando ovviamente le conoscenze, la teoria, chiamiamola così, che abbiamo visto nella parte sulle misure, no? Gli indicatori ovviamente si baseranno su delle misure. Quindi i cosiddetti KPI, Key Process Indicators, quindi indicatori chiave sui processi, ci danno il punto di vista di come stanno lavorando i processi all'interno del nostro sistema informativo. Quindi immaginiamoci il nostro activity diagram. No, il nostro diagramma delle attività che descrive i processi che stiamo gestendo e ci chiediamo quali sono gli indicatori che possiamo definire per monitorare l'andamento dei processi, monitorare la quantità, monitorare la qualità di questi processi e così via. Hanno una qualche sovrapposizione, ma non completa, sicuramente con l'altro framework che vedremo poi più avanti, che è quello dei CSF, Critical Success Factor, i fattori critici di successo, che invece sono più legati alle singole aree di attività e non ai processi, diciamo, esecutivi. Così come ci sono altri indicatori che sono più legati alla parte finanziaria di budget, così come ci sono anche altri indicatori legati ad esempio ai livelli di servizio contrattuali e cose di questo genere. Cioè non è l'unico modo di esprimere degli indicatori di monitoraggio, no, del sistema. È uno dei modi, è uno, quel metodo dei KPI, tutto sommato è un metodo abbastanza articolato. E per farlo andiamo a riprendere una figura, una di quelle che abbiamo mostrato all'inizio del corso, dove abbiamo in qualche modo schematizzato il sistema informativo al servizio delle organizzazioni come dei processi che ricevono delle richieste in input, devono produrre dei risultati in output e al loro interno sono organizzati su più attività che possono a loro volta coprire più organizzazioni o più livelli organizzativi interni. Quindi questo, ricordiamoci cosa intendiamo con processo, qualche cosa che trasforma una richiesta, un input in un servizio, un prodotto in output attraverso una serie di passaggi. Questa è la bestia che stiamo cercando di monitorare. E noi sappiamo già che questi passaggi alla fine possono essere anche molto, molto complicati, contorti, soprattutto quando poi appunto coinvolgono vari settori aziendali, ciascuno col suo modo diverso di lavorare e di operare. Quindi sicuramente la vista di processo coinvolge più livelli della gerarchia, coinvolge sia indicatori finanziari e economici che indicatori invece non direttamente finanziari e economici, ma legati più al processo, all'attività dei prodotti. E c'è comunque sempre questa nozione di un processo come una catena di servizi, una sorta di passaggi successivi, trasformazioni successive, un po', se vogliamo, c'è ancora il retaggio manifatturiero, no? Una serie di passaggi, trasformazioni successive che arrivano al risultato finale. E quindi noi dobbiamo in qualche modo andare a misurare dei punti chiave all'interno di questi passaggi per
per poter dire qualche cosa a livello di processo. Io qui sto faticando a rimanere volutamente generico, non sto dicendo la qualità del processo, l'efficienza, la quantità, questi sono alcuni degli indicatori che potremmo definire. No? Il nostro sforzo è proprio di capire quali, su un modello di questo genere, quali tipi di indicatori possiamo definire e come fare a definirli in modo corretto, completo, non ambiguo. Allora, per chiederci cosa caratterizza un buon indicatore, in particolare un buon KPI, esiste questa sigla SMART, come sempre si può inventare una sigla per qualunque cosa, e questa SMART rappresenta queste 5 proprietà. Cioè, noi vorremmo definire un indicatore, però lasciamolo vago. Un indicatore è un numero che ci dice quanto stiamo andando bene, detto in modo molto molto vago, no? Poi da qui in avanti lo definiamo meglio. Ma questo numero che caratteristiche deve avere? Beh, innanzitutto deve essere specifico. Non posso pensare di avere, fare una ricerca su Google che mi trovi una serie di indicatori che vanno bene per tutti. Ogni tipico processo, ogni azienda addirittura che poi lavora in modo leggermente diverso dovrà definire degli indicatori che sono specifici al proprio modo di lavorare. È inutile che vada a misurare una cosa che per me è irrilevante o che non faccio o che faccio in un modo diverso da un altro. Quindi l'identificazione di questi indicatori, scusate il gioco di parole, deve partire dalla specificità dei processi, e quindi innanzitutto devo conoscere i processi se li voglio misurare, che intendo osservare e che sono tendenzialmente, possibilmente, gli stessi processi che poi in azienda avvengono davvero, non quelli che magari sulla carta sono scritti in un modo e poi in azienda viene una cosa diversa. Beh, magari me ne posso accorgere, proprio facendo questo lavoro qui. Specifico anche in quanto un indicatore lo definisco non tanto per avere dei numeri da poter mettere in bella, ma per avere il polso della situazione da qualche punto di vista. E per avere il polso della situazione non devo solamente avere un numero, ma devo sapermi dire quando è che quel numero è buono o è meno buono. Anche in questo senso specifico, nel senso che definisco un indicatore perché nello specifico voglio che quell'indicatore diventi maggiore di 8, perché per me vuol dire qualcosa. Cioè, ad ogni indicatore in qualche modo dovrò associare degli obiettivi, o dei valori attesi, o dei valori nominali, o delle soglie di preoccupazione. Se questo scende sotto quel certo numero, comincia a preoccuparti. Questo, ancora una volta, non lo posso fare in senso generale, deve essere fatto in modo specifico. Quindi devo chiedermi quali sono i miei processi, che cosa voglio misurare dei miei processi, cosa voglio osservare e quali sono i valori che mi attendo. Le soglie minime, massime, l'obiettivo, voglio aumentarlo del 10%, diminuirlo, eccetera. E questo si porta dietro sicuramente il secondo attributo, che è quello della misurabilità. Io non posso definire un obiettivo, non posso definire un indicatore che si basi su quantità che sono impossibili o difficili o costose o lente da misurare. No? Cioè, io dico, adesso è difficile farmi degli esempi del tutto sbagliati, no, però parlavamo la volta scorsa, uno degli esempi era la logistica delle aule, no? Dicevamo, chi fa l'orario deve ottimizzare l'occupazione delle aule. Allora, effettivamente un indicatore potrebbe proprio essere l'occupazione delle aule. Questa è un'aula da tot poste, ci sono x persone sedute, x diviso tot è una percentuale che mi dà l'occupazione di quest'aula nello specifico. Una volta che ho tutti questi valori posso poi fare dei ragionamenti. Ma è, sì, misurabile lo potrebbe essere, ma diventa misurabile nel momento in cui definisco un processo di misura, un procedimento per la misura. Allora, chi ha delle proposte per un procedimento di misura del numero di persone in un'aula, in tutte le aule, in tutti gli orari, che non sia mandare in giro una persona a contare col ditino?
Quello non è un procedimento di misura, o perlomeno lo sarebbe se non avesse un costo esagerato. Cioè, tanto per dire una, con lo stipendio di quella persona che farebbe solo quello tutto l'anno, ci costruisce un'altra aula, tanto per dirne una, e quindi risolve i problemi in un altro modo. Allora, la misurabilità, quindi, in qualche modo combina due aspetti. Uno è la possibilità tecnica di misurare. Ci sono cose che sarebbe bello conoscere, ma non le so. Fanno ridere i giornali in tutte le volte che c'è una manifestazione di qualunque cosa, in cui alla domanda più banale, quante persone c'erano in piazza, allo sciopero, alla manifestazione, allo spettacolo, è un dato certo, un numero di persone, ma ognuno, ma alla fine saltano fuori numeri diversi, no? Secondo la questura, secondo gli organizzatori, secondo i giornali, secondo gli oppositori, e saltano fuori numeri diversi. Quella è una quantità che non è facilmente non è misurabile. Nonostante in astratto sarebbe definita, ma in pratica non c'è uno strumento per misurarla. Le dico un'altra, i miei utenti, io ho un'app. I miei utenti sono contenti? Sono soddisfatti? È misurabile? Boh, non lo so, dovrei intervistarli uno a uno, non potrò mai farlo. Quindi quel dato lì, la soddisfazione di tutti gli utenti dell'app, non è misurabile. Per carità, posso usare delle misure surrogate, cioè il numero di stelle che vengono messe, ma quanti in percentuale dei miei utenti mettono le stelle? Una percentuale minima. Quando va bene siamo intorno all'1-2%, ma di solito la gente non si cura di questo. Quindi, sia le quantità soggettive, sia quantità anche oggettive, non sempre sono misurabili, anche quando lo sarebbero in astratto, per ragioni anche organizzative, di costo. Raggiungibile, achievable. Un indicatore, dicevamo, è sempre associato a un obiettivo, il valore che io desidererei che quell'indicatore avesse. Quindi io posso truccarlo, oppure posso farlo davvero diventare più alto. L'occupazione delle aule, com'è che faccio a truccarla? Boh, vorrei che l'occupazione delle aule fosse sempre al 100%, in realtà non è possibile. Diciamo, fosse sempre superiore al 60%. Non è che posso truccarlo a posteriori, no? Prendere le persone, che poi i muratori lì, anziché far casino, dico, se sedetevi qua un attimo, no? Che così aumentiamo l'occupazione delle aule e siamo più bravi. Sembra che siamo più bravi, perché abbiamo aumentato artificiosamente un indicatore. Questo vuol dire barare. Ma se no, per far aumentare l'indicatore in modo reale, devo agire a monte sul processo, su tutta una serie di fattori. Allora, è legittimo chiedersi, ma l'obiettivo che mi sono posto è effettivamente raggiungibile? Si può raggiungere? Si può raggiungere teoricamente, se voi andate a chiedere a chi fa ricerca operativa, che risolve, diciamo così, dal punto di vista matematico, problemi di logistica, vi dicono che ci sono dei limiti. No, il 100% non si può ottenere quasi di nulla. Oppure è ottenibile praticamente, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, col budget che abbiamo a disposizione. Cioè, un buon modo per occupare meglio le aule sarebbe, sapete quale? Quello di iniziare le lezioni ogni 15 giorni, cioè scaglionate anziché iniziare tutte insieme, no? Perché la frequenza è sempre un calo. I primi giorni le aule sono piene, gli ultimi giorni di meno, lasciamo perdere gli effetti vacanze. È normale, è fisiologico. Allora vorrebbe dire che tu anziché iniziare tutti i corsi il primo di ottobre, inizia il 1° ottobre, poi un altro inizia il 20 ottobre, poi l'altro inizia il 18 novembre, eccetera, eccetera, gli scaglioni, e quindi queste curve che discendono, anziché avere tutto il picco nello stesso momento e la coda bassa nello stesso momento, si sovrappone un picco a una coda. Questo però implica anche
che ogni 2 settimane cambiamo le aule di lezione, cambiamo l'orario. No? Perché un corso che oggi ha il picco, ok, tra un mese avrà meno studenti e quindi viene spostato in un'aula più piccola e per lasciare l'aula grande al corso nuovo che viene attivato più avanti. Allora, questa cosa qui è una cosa che sulla carta, no, in teoria quadra benissimo, nella pratica è impossibile. Improponibile, diciamo, non impossibile, possibile non esiste quasi nulla. Ma organizzativamente è un disastro, sarebbe un disastro, no? Quindi magari non è raggiungibile per una serie di altri vincoli organizzativi, pratici, di complessità, di gestione ad esempio, o anche solo di costi. In questo caso il costo non ci sarebbe, ma... quindi siamo sicuri, diciamo così a tavolino, che l'obiettivo che ci siamo posti sia effettivamente raggiungibile, oppure abbiamo buttato lì un obiettivo a caso e poi diventeremo pazzi per cercare di raggiungerlo quando in realtà non sarà raggiungibile. Allora diventa inutile, no? Diventa quasi una farsa poi. Come quello che dice, io voglio prendere tutti i 30. Va bene, è un obiettivo. Ma è un obiettivo più uno stimolo, ecco, che non un obiettivo gestionale, in senso gestionale. L'obiettivo è qualcosa che tu dimostri che sia raggiungibile. Raggiungibile lo può essere sempre, raggiungibile nel contesto, nei vincoli che hai. Magari se ci metti 12 anni riesci a prendere 30 anche di quell'esame là che continua a starti sulle scatole e continui a prendere 29,5. E lo ridai ad oltranza, ma questo... magari mi massimizza un indicatore che è quello, ma mi manda a pallina tutti gli altri. No. Quindi la raggiungibilità non è facile da stabilire a priori, però è un problema che ci dobbiamo porre. Quest'ultima frase mi ha fatto venire in mente che indicatori, l'ho sempre quasi usato al plurale di processo, ne definiremo più di uno. E quando tu definisci 2 misure della stessa cosa, stai pur certo che sono in contrasto, che se massimizzi una l'altra scende, allora massimizzi la prima e allora a scapito della seconda, no? Parlando della carriera accademica, le 2 tipiche misure che sono una in contrasto con l'altra e per sadismo vengono combinate insieme nel voto di laurea sono la media degli esami e il tempo che ci avete messo a laurearvi, no? Che chiaramente tirano verso 2 direzioni diverse. Una prendi tutto, fai in fretta, l'altra insisti e prendi i bei voti. E massimizzare l'uno tende, non è automatico ovviamente, perché c'è quello che si laurea 6 mesi in anticipo con tutti i 35. Però tendenzialmente, no, statisticamente sono opposti gli effetti. Il processo che sta a monte lo tari in un modo o nell'altro, secondo di quali di questi due devi massimizzare. In realtà in un sistema organico, una strategia, questo è poi il problema, scusate, è poi lo scopo del management, dare poi qual è la strategia. Lo so che se alzo questo si abbasserà quell'altro, cosa scelgo di fare? Cosa voglio che l'azienda faccia? In quale direzione voglio che i processi vadano? Se ho i numeri lo posso ragionare. Vabbè, rilevante ai fini del prodotto. Sembra quasi una banalità, forse con la R non sapevano cos'altro metterci. Cioè io posso definire degli indicatori su tutto. Parlando sempre della logistica delle aule, potrei dire se a parità di occupazione, che ne so, 20%, tutte le file sono occupate in modo uniforme. In questo caso no, perché la prima è vuota, come lo è sempre, ma stranamente vuota anche la quarta. Chissà, definiamo un indicatore sulla quarta fila, perché magari scopriamo chissà cosa. Allora, questo è un indicatore che se riesco a misurare l'occupazione, riesco anche a misurare l'uniformità dell'uso delle file. È un indicatore che non serve a niente. Irrilevante. Lo posso definire, ma dici, ma perché? A che serve? Non lo so. Ma semplicemente ho i numeri per farlo, ho i dati per farlo, quindi lo definisco. Ma se non sei in grado di legarlo, no, a qualche rilevanza
strategica, di business, allora non farlo, non usarlo, non è un buon indicatore. Quindi da un lato devo definire cose che sono sicuro di saper calcolare, ma non tutte le cose che potrei calcolare hanno senso come indicatori, no? Sono rilevanti. Per carità, quello dell'uniformità delle file potrebbe avere una rilevanza molto lontana dal punto di vista della manutenzione. Tutte le estati le aule vanno in manutenzione, ci sono delle sedute rotte o dei piani di lavoro rotti, vengono aggiustati, eccetera. Ovviamente la frequenza con cui si rompono dipenderà dall'occupazione, dall'uso, quindi le file, cioè più la seconda fila probabilmente si romperà più della prima e chissà anche della quarta. Allora, se il processo che sto guardando è il processo di manutenzione, magari quell'indicatore può avere una qualche rilevanza. Ma visto che noi stavamo parlando del processo invece dell'ottimizzazione delle risorse logistiche, non ci interessava. Sono indicatori di processo, quindi dipende molto dal processo, il fatto che una cosa sia rilevante o no. In qualche modo siamo legati allo specifico qua. Timely. Timely significa che l'indicatore è disponibile nei tempi opportuni. Cioè io non ho il risultato 2 anni dopo. Ho il risultato in tempo per poter svolgere delle azioni correttive, per poter capire qual è l'azione che non sta funzionando. Avere le informazioni troppo in ritardo di fatto fa sì che quando hai l'informazione ormai non puoi più agire, è già troppo tardi, non puoi più modificare il processo, oppure il contesto è cambiato così tanto che oramai non ti vuol più dire nulla. A volte vedete, faccio un esempio che ho avuto per le mani la settimana scorsa, è un problema che voi avete avuto in passato, se avete dei fratelli o cugini giovani ce l'avranno adesso, la scelta delle scuole. Allora, in che scuola vado? Come scelta dell'università o come scelta di una scuola superiore, ancora peggio? Ti sarebbe bello sapere, avere delle statistiche, degli indicatori, no? Allora poi tu vai a cercare e vedi che sono state fatte delle ricerche. Allora, ad esempio, nel caso specifico, io sono andato a cercare una ricerca sulle scuole superiori, c'era una bella ricerca fatta dalla Fondazione Giovanni Agnelli qua a Torino, sulle scuole piemontesi, del 2013 relativa ai diplomati nel 2012. Allora, se uno deve iscrivere una persona che studierà nel 2015, cosa se ne fa di dati che sono relativi al 2012, in cui tra l'altro erano ancora antecedenti per dire poi praticamente alla riforma Gelmini che ha cambiato tutto, nel campo della scuola, nel campo dell'università, ha cambiato proprio la struttura dei corsi. Allora, quello è un bellissimo indicatore che non serve a niente, nel senso che è stato reso disponibile quando, 2 anni dopo praticamente, quando oramai era cambiato il contesto, cambiate le scuole, cambiate gli indirizzi, è un bellissimo esercizio che possiamo buttare via. Magari sarebbe stato più utile un indicatore molto più semplice, senza tutto lo studio, senza tutta l'analisi che c'è stata dietro, ma prima, subito, dell'anno in corso. Quindi il fatto di riuscire ad avere il dato in tempo. Pensate all'aspetto finanziario, alla gestione economica. Cioè, tu non puoi aspettare di aver chiuso il bilancio per sapere se sei in rosso. Tu stai sforando un capitolo, lo devi sapere, ma non il giorno stesso, il giorno prima. Non puoi aspettare di consolidare le cose. Poi pensate a un'azienda grande, magari che aveva dei bilanci distribuiti che poi vanno consolidati. E ci sono degli indicatori che devi avere subito. Dove subito, in quel caso, vuol dire il giorno dopo. In altri casi subito magari vuol dire entro mezz'ora. Stiamo pensando a una catena di produzione meccanica, se il numero di pezzi prodotti al minuto o alla mezz'ora sta calando, lo voglio sapere. Adesso in questo caso stiamo sforando sull'operativo e non sul gestionale. Però ogni indicatore di fatto ha un intervallo di tempo nel quale è utile, da quando viene pubblicato. E questo intervallo di tempo deve essere ovviamente commisurato alla velocità del processo che stiamo gestendo
e alla velocità del processo decisionale attraverso il quale potremmo, cioè a livello manageriale, potrebbe decidere di intervenire sul processo. Quindi è una statistica che mi serve a fine anno o è una statistica che mi serve ogni mese? Questo è anche legato a quali dati raccolgo, come li raccolgo, quanto spendo per raccoglierli, perché nulla è gratis ovviamente. Alcune informazioni sono gratis, ti vengono come figlie del processo. Tutte le informazioni che posso dedurre dal modello concettuale, per usare i nostri termini, o dal modello di processo, sono gratis. Basta due righe di codice per fare la query, dire quanti sono i record inseriti, quante volte sono passato da questa activity. Tutto il resto significa andare a complicare il processo, aggiungere dei passaggi, che ne so, il questionario utente, il feedback, aggiungere dei passaggi che costano. Ok, in questo insieme di valori smart che possiamo definire, normalmente si distinguono tre grosse famiglie di indicatori. 3 più 1, perché poi ne tireremo fuori un'altra, che sono gli indicatori, i KPI, di qualità, di efficienza e di servizio. E in questa figura abbiamo provato a piazzarli grosso modo sul diagramma temporale, cioè sul diagramma di processo, in cui gli indicatori di qualità tendenzialmente vanno a vedere il prodotto finito. Voi sapete, anzi voi mi insegnate, che la qualità è una conseguenza del processo, ma però si misura sul prodotto. Quindi fare qualità a elevata qualità significa fare qualità nel processo, le procedure, i controlli, eccetera, al fine di avere un prodotto che abbia delle qualità oggettive migliori. E quindi la andiamo a vedere sul prodotto. L'efficienza invece è una caratteristica del processo. Cioè, a parità di prodotto, quante risorse mi costa ottenere quel prodotto? Questa è un po', in parole povere, l'efficienza. Poi la definiamo meglio, la decliniamo meglio. Quale risorsa in termini di costo, di tempo, di personale, di attrezzature, eccetera, eccetera. Un processo che è più efficiente raggiunge lo stesso risultato in termini quantitativi e qualitativi con un impegno, un costo inferiore. E quindi una proprietà interna al processo. E poi ci sono indicatori di servizio che sono legati alla relazione tra l'input e l'output, tra la domanda e la risposta, tra la richiesta e il soddisfacimento della richiesta. Ho fatto l'ordine, me l'hai consegnato? Sì, no. Me l'hai consegnato in tempo? Mi hai consegnato la cosa giusta? È arrivata la scatola rotta? La relazione che c'è tra la richiesta e la risposta che ottengo. Magari il prodotto è perfetto, ma mi è arrivato 8 anni dopo. Magari il prodotto è perfetto, ma mi hai sbagliato a fatturarlo. Ma l'hai consegnato al mio vicino di casa anziché a me. Ma non mi hai avvisato del fatto che era stato spedito. Giusto questa mattina avevo una riunione qua fuori dal Politecnico in cui insomma, si stava litigando per un sistema informativo che nella notte, per via di dati errati, doveva avere un batch che girava nottetempo, non so bene che cosa, e questo batch non è girato perché dentro in input sono arrivati dei dati anagrafici sbagliati. E quindi si litigava del tipo, noi... Quando siamo arrivati la mattina, abbiamo aperto il sistema, ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava, non sapevamo chi contattare, eccetera, eccetera. E dall'altra parte dicevano, ma no, in realtà ce ne siamo già accorti prima noi, che stiamo gestendo il sistema, ci stavamo già lavorando quando voi ve ne siete accorti. No? E hanno litigato per un'ora per il semplice motivo che non c'era un meccanismo per dire all'utilizzatore, guarda che abbiamo, il problema è noto, ci stiamo lavorando.
lo stiamo affrontando. Perché in quel caso il problema poi è stato risolto, senza danni, ma il servizio è stato pessimo. Pur avendo risolto il problema, mancava in quel caso la comunicazione, come spesso succede. E poi vedremo, quando lo decliniamo meglio, come anche andare a chiamare queste varie parti. Ecco, a questi tre grosse famiglie, no? Efficienza, qualità e servizio, se ne aggiunge una quarta di indicatori che chiamiamo di tipo generale. Di tipo generale perché in qualche modo sono esterni, o tendono a essere del contesto in cui il processo è inserito, non tanto dipendenti dal processo stesso, in cui normalmente su questi indicatori non posso intervenire direttamente. E quindi sul mio schema di processo non riesco a vederli. Ad esempio, i volumi di ingresso e di uscita. Il volume di ingresso è il numero assoluto, questa è una scala assoluta, il numero di richieste che ricevo. Il volume in uscita è il numero di servizi o prodotti che quello processo che sto esaminando eroga. Non è detto che l'input debba essere sempre uguale all'output, come valori numerici. Dipende, magari ci sono alcune richieste che non debbono essere soddisfatte, che sono sbagliate, quindi vanno rifiutate. Alcune richieste che sono periodiche, per cui a fronte di una richiesta devo generare molte volte dell'output. Dipende, non c'è un mapping 1, non assumiamo che ci sia un mapping 1 a 1 direttamente, dipende dal processo, no? Noi parlando di processi parlavamo di token. Magari entra un token e ne escono 6, perché a un certo punto internamente la cosa viene smistata, oppure, non so, mi viene in mente l'iscrizione alla gara, allora si iscrivono in 100, ma poi la gara è una sola, quindi l'output è uno solo. Allora, questi volumi sono quantità esogene, arrivano da fuori. Non sono io che decido quante richieste mi arrivano. O meglio, non in questo processo. Ci saranno altri processi che hanno a che fare col marketing, con la promozione, con quello che volete, che fanno sì che magari il mio volume di ingresso aumenti. Se voglio che aumenti, magari voglio che diminuisca, perché magari questo è un processo che è puramente un costo, un processo non produttivo, e allora, che ne so, il processo dei resi, gestione dei resi da cliente, meno ne ho meglio è. Però nel processo della gestione dei resi non sono io che decido quanti resi mi arrivano, sono condizioni esterne, in parte conseguenza di altri processi della mia azienda, in parte no, che mi determinano quel valore. Io lo subisco. E idem il volume di output, cioè io devo erogare ciò che è previsto che eroghi in funzione delle richieste che ricevo. Quindi, sono indicatori o no? Sono SMART? Non proprio del tutto. Penso alla A soprattutto, achievable. Se è una cosa su cui non posso intervenire perché mi arriva da fuori, come faccio a dire che è raggiungibile un certo obiettivo? Quindi mi puzza un po' come indicatore di processo. In realtà lo metto dentro perché spesso questi indicatori, che proprio tanto KPI non riusciamo a battezzarli, li usiamo come misure utili per definire altri indicatori invece più propriamente di processo. Ne dico una facile, la produttività. La produttività è il rapporto tra le risorse impegnate e i prodotti erogati. Anzi, il contrario, tra il prodotto e le risorse impegnate. Allora, numeratore di questa frazione ci sta il numero di prodotti erogati o di servizi erogati.
Quindi è una misura che, pur essendo una misura che noi abbiamo chiamato esterna, di tipo generale, interviene nella definizione di un indicatore sicuramente utile, in questo caso di efficienza. Quindi li teniamo dentro, no, questi indicatori, anche se non saranno quasi mai loro gli obiettivi primari del nostro management, o perlomeno non di questo processo, ma sicuramente vengono usati per definire gli altri. Molti indicatori non sono misure dirette, ma sono misure indirette, cioè combinano tra di loro, con delle frazioni, con dei confronti, con delle percentuali, degli indicatori che vengono invece direttamente misurati. No, non sono direttamente, sono misure derivate. Allora, per questo li teniamo dentro. Lo stesso discorso si può fare per le risorse umane. Le risorse umane è il numero di persone o persone equivalenti che sono coinvolte in questo processo. E questa, dal punto di vista del processo, è una costante esterna. Cioè, il processo non stampa persone, possibilmente non le distrugge. È un numero di risorse che ho a disposizione per gestire il processo. Può essere modificato, certamente, ma a un livello diverso. Ma non è di sicuro il processo che, lavorando al suo interno, può fare aumentare il numero di dipendenti che ci lavorano. Però ovviamente anche lì conoscere le risorse umane è fondamentale per tutti gli indicatori di efficienza. È chiaro che se lui da solo, cosa può fare? Se sono in 10, quindi magari avrò un livello basso. Se sono in 10 avrò un buon risultato, ma una scarsa efficienza magari, perché sono tutti lì a grattarsi perché non ci lavoro per tutti. Quindi è un fattore che sicuramente entra negli indicatori, anche se non è direttamente influenzabile. La stessa cosa per le risorse materiali e per le attrezzature, i macchinari, gli spazi, le licenze, gli abbonamenti, no? Le banche dati, insomma, tutto quanto è messo a disposizione del processo per poter lavorare. Ecco, qui ci sono alcuni esempi di KPI di tipo generale per quanto riguarda alcune categorie di processi. Ad esempio, categorie di processi, qui ci sono 5 esempi, è la prenotazione di una camera d'albergo. Allora, in questo caso, queste 5 righe, input, output, human, material, inventory, other, sono i campi che abbiamo visto prima. Quindi la prenotazione degli hotel, il volume di ingresso è dato dal numero di richieste di prenotazione, dal numero di richieste di modifica, dal numero di richieste di annullamento. Il volume di uscita invece è il numero di camere veramente prenotate. In cui vediamo che se io ho una richiesta di prenotazione, dovrebbe, se tutto va bene, corrisponde a un numero, a una camera prenotata, ammesso che io abbia ancora disponibilità nell'hotel. Però a volte potrei avere una richiesta di input, che è una cancellazione, che fa decrescere l'output. Per questo non è 1-1, non tutti gli input sono favorevoli ai fini dell'output. Le risorse umane sono, vabbè, il personale che è dedicato a gestire la prenotazione, le prenotazioni. Se l'hotel è molto grande, probabilmente ci sono persone dedicate, se invece l'hotel è una dimensione più modesta, se è lo stesso personale della reception che nel tempo libero tra un cliente e l'altro gestisce le prenotazioni. Ovviamente andrà poi stimato, quantificato qual è questo tempo in cui quelle persone si dedicano a questo processo. E queste persone ovviamente utilizzano delle risorse materiali. Risorse materiali, in questo caso qui si parla sia di hardware che di software, cioè di fatto usando dei computer, la carta, del toner per poter lavorare,
e useranno anche un software per la gestione delle prenotazioni, per la gestione del call center. Quindi sono gli strumenti a disposizione delle persone per poter svolgere le attività. Le indichiamo qua queste risorse perché hanno un costo di acquisizione, un costo di mantenimento, e quindi dal lato poi dell'efficienza ci interesserà confrontare magari output diversi a fronte di costi diversi di ingresso. E l'inventory, cioè di fatto la disponibilità, in questo caso sono le camere, che è il numero di camere, no, che possiamo vendere. Adesso questa è un'approssimazione molto molto grezza, perché in realtà le camere sono di varie tipologie. Ecco, un ragionamento di questo genere lo possiamo fare sugli altri processi. Vediamo il secondo invece, che è un processo di manutenzione, la manutenzione di un ascensore. La manutenzione dell'ascensore dal punto di vista di chi deve farla questa manutenzione, quindi qual è il suo input? E quante volte ti chiamano? Quante volte sei chiamato ad andare a fare un intervento? E l'intervento può essere di due tipi: la manutenzione periodica programmata, che qui è stato chiamato a richieste normali, oppure la manutenzione urgente perché c'è un malfunzionamento. Poi magari nell'urgente ci sono ancora due categorie: quella che è urgente perché si è bloccato l'ascensore, quella che è ancora più urgente perché si è bloccato l'ascensore con qualcuno dentro. E questo è il mio volume di input. Il numero di uscite che devo fare dipendono chiaramente dai piani di manutenzione e dagli imprevisti che si verificano. L'output è ovviamente il numero di servizi che ho compiuto, che in questo caso dovrebbe essere coincidente con la somma delle richieste. A meno che, non vada, che per qualche motivo salti in manutenzione ordinaria, perché in quel periodo non ce la faccio. Però tendenzialmente questo è un tipo di processo, siamo pure da sportello, cioè una richiesta deve essere soddisfatta, ogni richiesta in qualche modo deve essere soddisfatta. Le risorse quali sono? Le risorse sono quelle umane, ovviamente il personale tecnico che fa la manutenzione, e poi tutti gli strumenti per poter fare le riparazioni, le correzioni, il materiale di consumo, il grasso da ingrassare, cose del genere, più il sistema informatico per gestire gli appuntamenti, gestire i piani di manutenzione e così via. Quindi è un processo molto diverso. È l'erogazione di un servizio, anziché, in altro caso, il prodotto camera. E beh, poi potete, se volete, fare lo stesso ragionamento sulle altre colonne, no? Esaminare questo esempio. Era tanto per abituarci a vedere quali sono questi indicatori generali in varie tipologie di processi. Questi sono quelli generali. Poi entriamo nel dettaglio invece degli indicatori più specifici. Efficienza, dicevamo, sono quelli legati al processo. E a livello macro, gli indicatori di efficienza principali sono il costo unitario, la produttività e l'utilizzo delle risorse. Come li definiamo? Al costo unitario è il costo totale rapportato, cioè diviso, al volume di ingresso o al volume di uscita. Sono due indicatori diversi, ovviamente. Il costo rapportato al volume di ingresso mi dice quanto mi costa ogni richiesta. A questo livello, quasi indifferentemente dal tipo di richiesta. Cioè, è vero che perlomeno delle prenotazioni dell'albergo, ogni volta che squilla il telefono è una richiesta. Poi può essere una prenotazione, una modifica, una cancellazione, però non stiamo qua a distinguerle. Noi vogliamo un indicatore che ci dica tutte le volte che alza il telefono quanto mi costa. In media ci sarà un mix. Ovviamente magari quando deve fare la prenotazione ci mette più tempo, perché deve valutare varie opportunità. Quando deve fare la cancellazione è più rapida, se non deve fare il rimborso, deve fare il rimborso magari di più. Però vediamolo nel suo complesso.
A me non interessa in questo caso andare a contabilizzare il tempo, i secondi che ci mette. Ci interessa avere un indicatore globale di processo che ci dica a fronte di un input qual è il costo associato. Oppure a fronte di un output, che è una cosa diversa. Ogni prodotto che erogo, ogni servizio che erogo, quanto mi costa erogarlo. E quindi indirettamente qual è il costo, il prezzo a cui devo venderlo. Se non so quanto mi costa, è molto difficile fare un prezzo. Quanto mi costa in complesso, nel complesso. E questi sono costi, espressi in euro, in unità monetarie. Diverso è la produttività. La produttività, come definizione generale, è un volume rispetto a un insieme di risorse. Dove come volume possiamo scegliere varie cose. Il volume possiamo scegliere l'input, per il volume possiamo scegliere l'output, parlando di produttività preferirei scegliere l'output che l'input. Possiamo scegliere l'output indicato come numero o indicato in una quantità dotata di unità di misura, misurata. Nel caso dell'albergo l'output potrebbe essere il numero di stanze prenotate, ma meglio ancora il numero di notti prenotate. Cioè la prenotazione da 3 notti mi conta come una prenotazione da una notte? Beh, se vado a vedere il costo della prenotazione, sì. Se vado a vedere invece la produttività dell'hotel, no, è meglio avere una prenotazione da 3 notti. Anzi, sarebbe meglio avere all'inizio dell'anno 365 giorni, una prenotazione da 365, quella camera l'ho venduta e sono a posto. Non mi costa più niente la gestione della prenotazione, ma comincia solamente a rendermi. La produttività è maggiore. Quindi il volume può essere misurato in termini di unità o in termini proprio effettivi di numero di pezzi, numero di notti, chilogrammi, no, litri, o che cosa sto producendo. Rispetto alle risorse che ci impiego. Le risorse possono essere le risorse economiche. Allora, nel caso banale, la produttività è l'inverso del costo unitario. Se come risorse metto risorse economiche, vedo che ho il volume in output diviso le risorse economiche, è il reciproco di costo fratto volume di output. Quindi nel caso banale la produttività è quella puramente un modo diverso di esprimere il costo unitario. Mi costa meno farlo, sono più bravo, sono più produttivo perché lo stesso euro lo faccio fruttare meglio, che è un modo diverso che quel prodotto lo faccio costare meno. È la stessa cosa. Ma in realtà come risorse posso metterci qui anche altri tipi di risorse. Le risorse umane. Lo faccio con meno persone. Il tempo. Il tempo è una risorsa. Finisco prima. Ci metto meno tempo a farlo e quindi a parità di volume sono più produttivo. Le risorse materiali, l'energia, decine di kilowattora che risparmio rispetto con un processo rispetto a un altro. Materiali di consumo, l'olio, l'acqua, il gas. Dipende ovviamente molto dal tipo di processo. I chilometri percorsi, se l'omino che va in giro a fare le manutenzioni, è bella la distanza percorsa, è una risorsa che spendo, che mi dà un certo produttività se lui anziché fare dei giri incredibili per la città riesce a razionalizzare questi giri, sarà più produttivo, in termini di tempo, in termini di distanza. Io posso sempre aumentare la produttività
No, scusate. No, stavo per dire una cosa ma è sbagliata, ci arrivo direttamente più tardi. Ecco, l'altra misura che sembra simile ma è un altro punto di vista rispetto alla produttività è l'utilizzo delle risorse. L'utilizzo delle risorse mi dice, per le varie tipologie di risorse, che so appunto, come dicevo prima, le persone, il tempo, i macchinari, eccetera, eccetera, quanto questa risorsa è effettivamente utilizzata. L'occupazione delle aule di cui parlavamo prima è un classico KPI di utilizzazione, di utilizzo. Io ho una risorsa, cioè un'aula da 200 posti, è la capacità effettiva, è la capacità disponibile della risorsa. Quanta di questa capacità è effettivamente utilizzata in questo momento, sulla settimana, sul mese, sul semestre? Allora, questo è legato anche alla produttività, perché in quel denominatore risorse devo anche chiarirmi se sono le risorse impiegate o le risorse disponibili. Perché se fossero le risorse effettivamente impiegate, per aumentare la produttività basterebbe aumentare le risorse disponibili, che tanto non compaiono dal denominatore. Cioè le persone, pensiamo alle risorse umane, le persone che non fanno nulla, o nel caso il tempo in cui non c'è nulla da fare, lo contiamo come abbassamento della produttività? Forse sì, forse no, dipende. Se non ho niente da fare perché non ho ordini, non è che questo mi abbassi la produttività, perché quando mi arriva l'ordine reagisco in tempo e produco il volume che mi aspettavo. Quindi, in termini di produttività bisogna sempre distinguere, sono due modi diversi, sono due misure diverse. Noi qui stiamo dando delle etichette, costo unitario, produttività, utilizzo, però è chiaro che in funzione di che cosa ci mettete dentro quelle paroline generiche, volume, risorse, eccetera, sono indicatori molto diversi. A seconda del caso ha senso l'uno, ha senso l'altro, o magari entrambi, per andare a confrontare. Il legame tra questi due ovviamente è la percentuale di utilizzo. Allora, se io ho delle risorse che in qualche modo mi sono costate, sarebbe bene che l'utilizzo di queste risorse, che siano umane, che siano il tempo, che siano macchinari, sia il più alto possibile. Ma anche se non mi sono costate, se ho uno che lavora gratis, in termini di costo-opportunità è sempre meglio che faccia qualcosa gratis, piuttosto che non faccia niente gratis. Sembra banale, ma non è solamente il costo, no? Anche il costo-opportunità. Magari un macchinario che ho già ammortizzato è lì, diciamo così, economicamente non mi costa più. L'ho già ammortizzato negli anni, però ce l'ho lì, cosa faccio? Lo tengo fermo perché ormai si è ammortizzato, siamo pazzi. E quindi è un'altra misura che tendenzialmente si cerca di tenere più alta possibile, ma non troppo. Non si può mai raggiungere un utilizzo al 100% delle risorse. Perché questo significa poi non riuscire a gestire le fluttuazioni della richiesta o le fluttuazioni delle risorse. Si rompe un computer, se io lavoravo con le macchine tutte al 100%, uno si rompe, che faccio? Non riesco più a erogare l'output, allora mi cala un altro indicatore perché ho voluto tenere troppo alto l'utilizzo. Un utilizzo elevato di un macchinario, penso alla meccanica, significa anche una maggior frequenza di guasto. Allora devo bilanciarle queste cose. Il motivo per cui serve un sistema informativo gestionale e un gestionale che lo legga è proprio perché questi numeri vanno poi ragionati e bilanciati. Non basta metterle lì e dire voglio tutto al 100%, non è possibile. Quindi
Queste sembrano tre indicatori, in realtà sono famiglie. E dietro ciascuna di queste voci sostituiamo risorsa, sostituiamo volume, sostituiamo costo, eccetera, e otteniamo per ogni tipo di processo un ventaglio, no, di indicatori diversi. E qui vediamo una griglia che possiamo anche utilizzare per aiutarci un po' a farci le domande, diciamo, ma quali sono gli indicatori per questo processo? Ad esempio, il costo unitario, dicevamo, è più facile, lo posso definire sull'input o sull'output. Qui è stato aggiunto al posto dell'ultima riga other, è stata messa una voce information, le informazioni, che sono un altro tipo di risorse. Quindi l'informazione utilizzata, consumata o generata per un determinato volume di output. Queste sono definizioni quasi tutti i sistemi dal punto di vista del costo unitario di input e di output, diciamo, sono definibili questi valori. Oppure produttività. Produttività l'abbiamo definita come volume fratto risorse. Allora, quali sono le risorse? Allora, il volume può essere volume di input o di output, tendenzialmente quello di output, se parliamo di produttività, perché quello di input abbiamo detto che non dipende per nulla da noi. Allora, volume di output rispetto a risorse di che tipo? Risorse umane, allora il volume di output rispetto al numero di impiegati. Risorse umane, numero di output rispetto alle macchine, le attrezzature. Inventory, cioè il magazzino, è un'altra misura di risorse disponibili, il materiale che ho in magazzino. Quindi in questo caso la produttività è il venduto rispetto al magazzino. Il valore del venduto rispetto al valore del magazzino. Questo lo inquadriamo sotto appunto output, questa volta misurato in venduto e non in pezzi, perché non ha senso misurarlo solamente in pezzi, rispetto al valore di una risorsa, che è il magazzino che ho a disposizione. Quindi vedete che ricade, è una cosa molto diversa. Output fratto employees fa venire in mente il project management, la gestione delle persone. Sales fratto stock fa venire in mente i corsi che avete fatto di logistica, gestione di merci e magazzini. Quindi sono domini molto diversi. Ricadono tutti alla fine sotto la stessa definizione però. La produttività di un processo di quel tipo che si misura in modo diverso. Se la risorsa è il tempo, ovviamente è il tempo necessario per produrre una determinata quantità di risultato rispetto alla quantità di quel risultato. E sulle stesse risorse possiamo definire che cos'è l'utilizzazione. Sulle risorse umane è facile, questo è più facile. Persone utilizzate rispetto a persone disponibili. Voi non lo volete mai al 100% questo, almeno buoni manager non lo vogliono mai al 100%. Gli strozzini sì, si ammala uno, ti perdi una risorsa disponibile, se ce l'avevi al 100% l'occupazione, cosa fai? Gli altri? Straordinari gratis? Bah, alcuni pensano così. Arriva, ma anche solo il banale, arriva una risorsa in più, arriva una persona in più. Se arriva una persona in più, tu devi immaginare che ci sia una certa percentuale, magari piccola, del tempo degli altri che servono per formare e affiancare questa persona nuova. Se gli altri sono operati al 105, 110, 120%, non hanno tempo di guardare il nuovo arrivato che sta lì a far nulla. E quindi lo stai pagando per niente. Quindi, per carità, sono ragionamenti organizzativi, però la percentuale di utilizzo, quando parlavamo di obiettivi raggiungibili, non voglio che sia al 100%, è facile da definire. Risorse non umane, le macchine, beh, qui invece è più facile, cioè, trattandosi di macchine, no? Capire bene qual è il loro limite di utilizzo e cercare a quel punto di sfruttare al massimo all'interno del loro limite di utilizzo. È tutta la scienza della manutenzione, in qualche modo della meccanica,
ci permette, no, anche di calcolare, quantificare questi aspetti. Poi a volte io posso definire della capacità in eccesso per ragioni di ridondanza, di affidabilità. No, il sistema deve continuare a funzionare anche se si rompe qualcosa. Sto pensando al campo dell'informatica, dove ogni tanto qualcosa parte. Il computer si mette a fumare, un hard disk si mette a girare, eccetera. Allora, sono sistemi in cui il costo del materiale tende a essere molto minore del costo di un fermo macchina. Allora a quel punto tanto vale avere una capacità in eccesso per progetto proprio. Io so già che lavoro al 50%, in modo che se si rompe qualcosa io sono tranquillo, ho tutto il tempo di rimpiazzare il componente che si è rotto senza dare interruzione del sistema. Tanto il costo aggiuntivo è tutto sommato facilmente assorbibile. Se invece ho un robot, una pressa che mi costa 200.000 euro, è difficile dire ne compro una seconda se per caso la prima non va bene. No? Magari cerco di lavorare in modo preventivo, avere dei tempi di fermo, programmati in cui fare manutenzione. Quindi non sarà al 100%, ma non la tengo al 50% l'utilizzazione. E così via. Va bene, nel caso del magazzino è facile, il fattore di carico. L'occupazione attuale del magazzino rispetto alla capacità volumetrica del magazzino stesso. In termini di tempo, il tempo speso per erogare il servizio rispetto al tempo totale trascorso. Cioè sulle 8 ore della giornata o sulle 24 se si fanno i turni. Quanto tempo è speso effettivamente per erogare il servizio, ovviamente dal personale o dalle attrezzature, e quanto invece tempo è, tra virgolette, sprecato? Non è detto che sia sprecato, nel senso che magari ho esaurito tutte le richieste che avevo e quindi non ho nulla da fare, è margine di crescita che ho a disposizione. Allora, qui c'è un esercizio di cui abbiamo sia la domanda che la soluzione. Non ve lo presento qua, ma provate a pensarci, di provare a estrarre i KPI di efficienza, ad esempio per il processo di prenotazione dell'hotel di cui prima avevamo commentato gli indicatori generali. Quindi prima di andare a vedere questa slide, che io quindi tolgo subito, provate a riempire quella prima e vedete, provate a confrontare. Seconda, sarebbe la terza, ma quelli generali non li contiamo. Seconda famiglia di indicatori sono quelli di qualità. Scusatemi, sono fermato perché sto valutando l'orario. Preferite fermarvi o tiriamo e finiamo prima, essendo un giorno particolare? Ok, allora fermiamoci. Siamo in pochi, non perdiamo troppo tempo ad andare a tornare.